Benvenuti ragazzi all'Open Day della Scuola di Pittura dell'Accademia di Belle Arti di Bari. Sono Gabriella Pinto, docente di restauro e tecniche dei nuovi materiali. Da ex allieva dell'Accademia, posso dirvi che il mio percorso formativo all'interno della scuola è stato determinante per la mia carriera professionale. Oggi ho l'onore di coordinare la Scuola di Pittura. E per darvi un'idea dell'energia che si respira all'interno dei laboratori di pittura, direttore, a te la parola e prego. La scuola di pittura ha la sua sede, diciamo, operativa all'interno di questo spazio che io trovo stupefacente, forse perché sono anche architetto, ma trovo che sia uno degli spazi più belli in assoluto di tutte le accademie di Belle Arti d'Italia, che è il convento di Santa Chiara, che è collocato a Mola. All'interno di questo convento settecentesco ci sono degli ambienti straordinari, no? Che sono ambienti dove la storia uno non può toccare proprio con la mano. Stiamo parlando di ambienti con le ampie volte, stiamo parlando delle celle dove le monache, voglio dire, no? Dormivano. Quindi gli spazi, no? Sono stati rimodellati in funzione proprio delle esigenze degli studenti. Quindi, in poche parole, chi si iscrive a pittura verrà a Mola e potrà dipingere, potrà realizzare tutte quelle, la propria, quella che si chiama poetica, no? Poi i quattro docenti che noi abbiamo come docenti nello specifico di pittura, che adesso poi prenderanno la parola, sicuramente riusciranno ad esaltarvi, no? Perché comunque lo spazio, ripeto, è lo spazio, consentitemi di dire questa espressione, molto molto divertente. Innanzitutto il direttore ci ha parlato di questi ampi spazi meravigliosi che sono gli spazi di Mola di Bari. È un'accademia meravigliosa da un punto di vista estetico e si crea all'interno un'energia molto particolare. È proprio dell'energia, infatti, che dobbiamo tener presente che il laboratorio di pittura significa non soltanto imparare le tecniche. Quello è ovvio ed è normale che quando voi vi iscrivete ad un corso di pittura, la prima cosa che dovete fare è imparare a dipingere, ma è fondamentale che voi sappiate che la vostra sarà una ricerca artistica che inizierà dopo un anno e continuerà per tutti gli anni a seguire in Accademia. Il docente praticamente vi accompagnerà in questo percorso perché ognuno di voi deve essere libero di essere se stesso e di mettere praticamente la sua individualità al centro. Quindi nessuno vuole avere precisamente, anzi vuole cacciar fuori da voi stessi quello che voi volete comunicare, quello che voi siete. Con tutte le tecniche che preposte all'utilizzo e al veicolo della vostra idea e del vostro progetto artistico. Quindi dovete sentirvi liberi di sperimentare quanto più possibile e di cercare di veicolare quello che è la vostra emozionalità, perché prima dovete capirla voi per poi farla vedere a noi. E così facciamo bene il nostro lavoro e il nostro percorso. Detto questo, il laboratorio di pittura è il vostro laboratorio, cioè dove voi starete dalla mattina alla sera a dipingere e dove si creerà del dibattito tra di voi per migliorare sempre quello che è la vostra ricerca. Si creerà un bellissimo ambiente dove voi cercherete di confrontare le vostre idee e di confrontare appunto la vostra il dibattito, la critica è essenziale. Il professore farà anche da stimolo, ossia vi mostrerà sempre i nuovi pittori, artisti, vi cercherà di portare appunto a vedere mostre, gallerie e cercherà di farvi esporre.
e quanto l'Accademia di Bari in questo è eccezionale, perché vi darà un sacco di opportunità a livello artistico, sia sul territorio che a livello estero, perché ci sono tantissimi progetti di cui voi farete parte. È stata la madre. È stata la madre a rinchiudere Dino Campana. Bazzano Vassalli ha fatto appunto un libro su questo. La colpa è della madre. Ha fatto anche uno scritto. Relativa alla definizione di pittura, relativa appunto a quando il lavoro è compiuto, che è il motivo per la vostra iscrizione a questo corso, che è praticamente un minuto. In quel minuto dove tutto è finito, voi appendete o sistemate il vostro lavoro, non ne capirete che tutto ha un senso. Non dura mai più di un minuto, perché se dura più di un minuto avete dei problemi. Là vi rendete conto di aver messo in atto quel processo creativo, quel nostro modo di essere così diversamente abile. Per cui tutto l'apprendimento, tutto quello che sarà tecnica, modo e costume, modo di essere, tutto si ferma in quell'attimo in cui voi direte: ah, oh, finito, questo è mio, questo lo firmo, questo è il mio lavoro, questo vale la pena, adesso tutto ha un senso. È stata la madre comunque, eh? Dino Campana, come Sebastiano Vassalli, ma anche molti altri di noi, hanno trovato a giustificare quel gesto, prendere il poeta e rinchiuderlo in manicomio. Gli studenti puntano alla possibilità non solo di dipingere, ma anche appunto di sperimentare, e potranno così affrontare tutto ciò che si affaccia nello scenario del presente, con l'utilizzo delle varie tecniche di rappresentazione, quali l'arte digitale, la fotografia, l'installazione, la performance, il video, tutti linguaggi diversi utilizzati nell'arte contemporanea, con cui appunto gli studenti si relazionano e hanno un confronto costante con la partecipazione a eventi e mostre che organizziamo. Infatti ho visto appunto prima che sono andate, avete visto appunto queste immagini, e sono lavori di studenti che hanno partecipato a mostre internazionali facenti parte appunto del programma Erasmus. Lo studente quindi è libero di portare avanti la sua ricerca, riscoprendo la propria essenza in un intimo rapporto del trascorrere del tempo, tanto da definirlo come il poeta dell'immagine. E in pratica io che faccio? Io dialogo con ognuno di loro e aiuto proprio a costruire quella ricerca che li porterà alla riscoperta del sé. Ma che cos'è appunto la pittura? Per me possiamo definirla come una navetta della nostra anima che ci trasporta nel cuore del mondo, allargando, ampliando le dimensioni dello spirito. Quindi arte, l'intesa come mezzo collettivo per l'evoluzione, l'innovazione e il cambiamento sociale. Pratica io che faccio? Non faccio altro che aiutare gli studenti a reinventare se stessi, dove ciascuno possa sentirsi sicuro di esprimersi e ascoltare ed essere ascoltato.
E così come Socrate, che in pratica non insegnava e non inculcava nei suoi discepoli le proprie idee, ma li aiutava a partorire la loro verità, anch'io agisco come Socrate. Aiuto gli studenti a partorire la loro verità, che in fondo non è altro che il sapere dell'anima. E, come dire, a conclusione appunto. Entro nell'Accademia circa una ventina di anni fa come insegnante di anatomia artistica. Ecco, l'anatomia artistica è una materia fondante per l'Accademia insieme alla storia dell'arte. Sono delle materie, l'anatomia artistica e la storia dell'arte, sono delle materie trasversali, nel senso che sono comuni anche ad altri insegnamenti come la scuola di decorazione, di scultura, di grafica. Ecco, per quel che concerne, vi do giusto dei ragguagli tecnici della materia anatomia artistica. Per il triennio sono previsti due esami. Il primo esame ha proprio il nome anatomia artistica e vede lo studio analitico descrittivo del corpo umano, dove si, come dire, si studia il corpo, il suo funzionamento e come il corpo si muove nello spazio, ma a questo punto diremmo anche come si muove nello spazio e nel tempo, in quanto il corpo umano sappiamo bene che ha un arco, un ciclo di tempo, di vita. Ecco, nel secondo percorso che facciamo per la scuola di pittura, la materia prende il nome di iconografia e disegno anatomico e attinge essenzialmente da tutta quella quantità di immagini e di rappresentazioni che da sempre hanno caratterizzato la storia dell'arte e dove il corpo umano la fa da padrona, è il soggetto principale sin dall'era preistorica sino ai tempi nostri, al tempo contemporaneo, tanto da diventare, come è successo nelle performance degli anni 60, con la body art il corpo diventa protagonista, il corpo dell'artista va in scena, diventa esso stesso opera d'arte. Ciao a tutti, mi chiamo Damiano Azizia e sono un ex studente dell'Accademia di Belle Arti di Bari. Anch'io ho frequentato la scuola di pittura con il prof. Fabio Bonanni. E la scelta della scuola è stata fondamentale per la crescita del mio processo artistico, sia perché ho avuto la possibilità di consolidare le tecniche tradizionali pittoriche e di visionarle allo stesso tempo di più recenti, di più contemporanee, quindi nuovi materiali, nuove pratiche. Credo sia stato fondamentale l'utilizzo degli atelier presenti all'interno della sede di Mola di Bari. Quindi atelier che hanno permesso ad ogni singolo artista di crearsi una propria dimensione, avere appunto, creare delle relazioni con il luogo e creare delle relazioni anche con gli altri artisti presenti all'interno della struttura, essendo sempre in continuo contatto. E la continua discussione, il continuo confronto non ha fatto altro che sicuramente arricchire ogni singola ricerca, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista artistico e creativo. Ciao ragazzi, sono Claudia Resta e ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Bari e sono molto contenta di essere qui a potervi raccontare quella che è stata la mia esperienza. Parto dicendovi che io ho fatto liceo scientifico, quindi dopo il diploma per me non è stato facile capire la strada giusta da intraprendere, perché la scelta della carriera universitaria è una decisione molto importante. Per questo ho deciso di farmi guidare un po' dal mio istinto e dalle mie passioni e ho deciso di seguire l'arte, quindi la mia passione per la pittura che mi ha sempre accompagnato da quando ero piccolina. L'Accademia si è sempre rivelato un ambiente molto, molto empatico. Io ho notato proprio questa cosa già dai primi mesi, ho notato proprio questa empatia da parte sia dei docenti che dei compagni di corso. Ho notato proprio questa assenza di competizione, questa voglia di aiutarsi l'un l'altro e di vedere proprio l'arte come una sorta di libertà individuale. Quindi mi è piaciuta proprio tanto questa concezione e mi sono fatta guidare anche un po'
non soltanto dai docenti delle discipline, ma anche da questi rapporti con gli altri, che mi hanno veramente dato tantissimo. In più, noi chiaramente quando ci passa per la testa l'idea di iscriverci in accademia, abbiamo una certa manualità, una certa attenzione per le immagini, ma questo non basta per entrare nel mondo dell'arte. Infatti l'Accademia ti forma proprio per poter farti creare un tuo proprio linguaggio, una tua identità artistica, che è molto importante anche per potersi confrontare con altre realtà artistiche esterne, è fondamentale per la propria formazione personale. E inoltre grazie a questa formazione accademica sono riuscita anche ad ottenere una supplenza in una scuola secondaria di primo grado e ho insegnato arte e immagine a dei ragazzi che per la prima volta si sono approcciati al mondo dell'arte, quindi è stata veramente un'esperienza indimenticabile e che tranquillamente può essere accostata anche all'attività artistica, quindi la trovo un qualcosa che mi completa davvero tanto a 360 gradi. Quindi non mi resta che augurare buona fortuna a tutti, un grande in bocca al lupo e vi auguro di poter vedere l'Accademia con gli stessi occhi e con lo stesso spirito con cui l'ho vissuta io. Ciao, buongiorno. Buongiorno, io sono Angela. Sono Natalia. Allora, è un grandissimo dispiacere non potervi incontrare dal vero perché purtroppo i tempi attuali non lo consentono. Però siamo qui per darvi un punto di vista circa i corsi da intraprendere all'interno dell'istituzione dell'Accademia di Belle Arti di Bari, in special modo quello di pittura. Che è stato il nostro, esatto. Il nostro amato. Sì. E ci dispiace pure non potervi portare in personale a Mola, dove stanno i nostri laboratori principali. A Mola di Bari abbiamo una sede che è un ex convento, monastero di Santa Chiara. Di Santa Chiara. Sì. E là si svolgono tutte le magie di pittura. Esatto. E soprattutto il corso di pittura ci ha permesso, e credo che Natalia sia d'accordo con me, ci ha permesso di poter sperimentare una moltitudine di linguaggi espressivi. Quindi non fatevi ingannare dal nome pittura, perché pittura è molto di più di solamente esatto. dipingere ad olio ed essere rinascimentali. Esatto. Entrambe noi abbiamo potuto sperimentare la fotografia o l'installazione video, l'installazione scultorea, ambientale. Qualsiasi cosa che ci può far dire chiaramente che la pittura è ovunque. Il consiglio più spassionato che possiamo darvi è quello di sperimentare il più possibile ed essere quanto più se stessi, con l'aiuto e il sostegno di docenti che possono guidare all'interno di un percorso di crescita personale soprattutto. E siate pronti di mettervi alla prova, che sarà una parola chiave, diciamo, esatto. E anche al confronto, che è una delle cose più possibili, specialmente ai tempi di oggi. Abbiamo capito quanto sia importante confronto tra le persone, confronto tra gli artisti, e l'Accademia tutta è un punto di partenza. Quindi non abbiate paura di potervi relazionare con gli insegnanti stessi, di sbagliare, di ammettere i propri errori, ma anche di poter decidere qual è l'espressione più indicativa per voi. Ecco, man mano, col passare degli anni, potrete tranquillamente scegliere poi qual è la vostra linea espressiva che più vi rappresenti, che sia più rappresentativa per voi. Vi salutiamo virtualmente. Vi salutiamo e in bocca al lupo per tutti e niente, tanta forza e tanto coraggio soprattutto. Ciao ragazzi, ciao. Ciao a tutti, sono Silvia Moracelli, mi sono laureata in Accademia di Belle Arti a Bari, nella scuola di pittura. Vi consiglio assolutamente il percorso accademico in quanto ha un valore aggiunto alla vostra crescita artistica e bagaglio culturale. Io sono molto fiera e soddisfatta del mio percorso e delle mie esperienze fatte in Accademia e grazie anche ai professori che si conoscono all'interno, che sono delle guide, dei punti di riferimento per lo sviluppo artistico, ho potuto esporre e partecipare ad eventi internazionali, nazionali e regionali,
L'ultimo è stata la Fondazione Sassi per l'evento Matera Capitale della Cultura 2019. Sono molto fiera del mio bagaglio culturale. Ad oggi sono un'artista e tatuatrice. Con questo voglio sottolineare la possibilità per voi di approfondire l'arte a 360 gradi. I professori che troverete all'interno sicuramente riusciranno a indirizzarvi nella ricerca della vostra arte. Vi auguro un buon percorso e una buona avventura. Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Davide Mangione e sono un illustratore e pittore che si è formato presso l'Accademia di Belle Arti di Bari nel corso di pittura. Nel corso di pittura ho imparato quanto siano importanti i pigmenti e come interagiscono tra di loro, e ho imparato quanto sia realmente importante la libera espressione artistica, però con una base sempre altrettanto importante delle consapevolezze e delle tecniche pittoriche storiche che finora ci hanno accompagnato. Tutto ciò che ho imparato, tutto ciò che ho avuto modo di approfondire artisticamente presso l'Accademia di Belle Arti di Bari nel corso di pittura, ad oggi lo insegno presso una scuola secondaria di primo grado dove sono professore. Oltre ad essere professore, come ho annunciato prima, sono anche un illustratore che comunque ha fatto delle pubblicazioni, e tra le più importanti delle mie pubblicazioni una è La morte delle ninfee, dove parlo della decrescita di Serge Latouche. Questo tema mi è stato, diciamo, in qualche modo riconosciuto anche dallo stesso filosofo Serge Latouche, ed è stato proprio grazie all'Accademia di Belle Arti di Bari che ho avuto modo di approfondire e di poter realizzare un libro di illustrazioni così, perché questo libro di illustrazioni è stato anche la mia tesi. L'Accademia mi ha insegnato soprattutto il valore dell'arte. Quindi auguro a tutti un buon percorso formativo accademico e spero realmente che vi iscriviate presso l'Accademia e che vi iscriviate soprattutto nel corso di pittura, perché spero che sia importante per voi quanto lo sia stato importante per me. Ciao! Ciao a tutti, sono Giuseppe Marinelli, sono un artista, in questo momento vivo in Val di Fassa, dove ho avuto modo di poter trasferire quelle che sono le mie competenze attraverso l'insegnamento nel liceo artistico della Scuola Ladina di Fassa nell'ambito delle discipline pittoriche. Dunque, la mia formazione è avvenuta completamente nella Scuola di Pittura dell'Accademia di Belle Arti di Bari, soprattutto nei laboratori della Scuola di Pittura dell'Accademia di Belle Arti di Bari, dove ho potuto fortificare il mio apparato tecnico imparando quello che è il mestiere dell'arte attraverso lo studio dei materiali della pittura, attraverso anche la fabbricazione dei materiali della pittura e fino ad arrivare quindi poi al compimento dell'opera, spaziando poi tra quelle che sono state le tematiche più classiche della pittura, quindi dal paesaggio alla natura morta, alla composizione di figure, fino ad arrivare poi anche alla sperimentazione. E quindi all'interno dei laboratori ho anche avuto modo di sperimentare utilizzando materiali alternativi che più si adattano alle esigenze dell'arte contemporanea, del mondo dell'arte contemporanea. Ho prodotto un ciclo di opere completamente nuovo, quindi l'Accademia è stata sicuramente fondamentale nel mio percorso, pur non provenendo da un liceo artistico, quindi avendo un percorso precedente a quello accademico totalmente differente, sono riuscito bene a integrarmi e a ricevere e sicuramente spero anche a restituire quello che ho appreso, e mi auguro che tutti quanti coloro i quali vorranno intraprendere un tipo di percorso simile al mio di viverlo con la stessa intensità. Ciao a tutti!
Ciao a tutti, io sono Francesca Arpino. Ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Bari per 5 anni. Se dovessero chiedermi, consiglieresti ad altri il tuo stesso percorso? Direi assolutamente sì. Io stessa, potendo tornare indietro, rifarei tutto. I miei 5 anni in Accademia sono stati pieni di esperienze, di nuove conoscenze, di viaggi e di messe in discussione. I professori e le professoresse hanno saputo sempre formarmi appieno. E ad oggi posso dire che alcuni di loro sono tra i miei amici più cari. Il mio professore di pittura e il mio maestro di pittura è stato Fabio Bonanni. Lui per me è sempre stato una guida, ha scardinato le mie certezze per poi ricostruirle e ad oggi posso dire di comprendere perfettamente romanesco. Chi lo conosce capirà. L'anno successivo del mio anno di specializzazione sono stata cultrice della materia per la cattedra di beni culturali del professor Giancarlo Chielli, ad oggi direttore dell'Accademia. E grazie a lui mi sono appassionata profondamente, ho approfondito le pratiche curatoriali e la valorizzazione dei beni culturali. Ad oggi infatti lavoro come curatrice indipendente per diversi eventi. Al momento, ad esempio, sto curando due mostre che vede protagonisti proprio gli studenti ed ex studenti dell'Accademia. Contemporaneamente, insegno in un istituto comprensivo di Taranto. Quello che mi sento di dirvi è godetevela. Se dovete iscrivervi all'Accademia di Belle Arti, dovete crederci e dovete essere intraprendenti. Per me è stata questa la chiave di tutto. La possibilità di conoscere nuove persone, la possibilità di entrare in relazione con nuove realtà è ciò che fa la differenza all'interno del mondo dell'arte. Quindi entrate, prendete tutto ciò che potete, conoscete chiunque, fate nuove esperienze e il resto verrà da sé. Vi faccio un grande in bocca al lupo e un caro saluto a tutti. Prego la parola alla professoressa Veronica Liuzzi, un nuovo ingresso, una ex allieva dell'Accademia di Belle Arti di Bari, oggi è felice di vederla in questa nuova veste. Prego, Veronica. Eccomi, buonasera a tutti. Sono Veronica Liuzzi, docente di Computer Art, ex studentessa dell'Accademia di Bari e devo dire percorso formativo che è stato essenziale per la mia formazione. Che cos'è questo corso di Computer Art? Già il nome ce lo dice, Computer Art, arte digitale, arte fatta con il computer. Quindi che cosa facciamo? Andiamo a creare delle opere attraverso il computer o attraverso la tecnologia, oppure ad interfacciare la nostra produzione artistica, quindi la vostra produzione artistica, con la tecnologia. Voi direte perché un corso di computer art nel corso di pittura? Il mondo ormai va verso la digitalizzazione, siamo proprio in simbiosi con la tecnologia, tutti a fianco qui sicuramente abbiamo il nostro smartphone, poi abbiamo un tablet, tra un po' controlleremo qualcos'altro e quindi abbiamo bisogno sicuramente in questo momento di recuperare la tradizione e lo facciamo attraverso la pittura, ma assolutamente diventa importante anche imparare ad utilizzare l'innovazione, a manipolarla e farla nostra. Ed ecco quindi quanto può tornarci utile, quanto può essere essenziale imparare ad utilizzare anche la tecnologia nella produzione artistica. E poi scopriremo anche che ciò che si produce con il computer può essere estremamente pittorico. Studio Azzurro parlava di affreschi digitali, delle immagini digitali che però effettivamente avevano un grandissimo senso pittorico. E ovviamente non voglio che gli studenti si spaventino al pensiero dell'utilizzo del computer. Spesso capita che magari chi utilizza tecniche tradizionali è un po' restio ad interfacciarsi con il mezzo digitale. Ovviamente non sarà un'imposizione, ma una scoperta graduale e voi sarete guidati nella sperimentazione. Che cosa facciamo nello specifico? Il panorama in realtà è molto molto vasto e anche perché per far sì che ognuno possa trovare la sua strada, quindi preferisco far parlare le immagini e mostrarvi una selezione di lavori di artisti della zona locali e anche alcuni lavori di alcuni studenti che sono stati fatti nel corso di quest'anno e che sono già in programma per alcune mostre ed esposizioni.
anche eco qui, quindi come avete visto un repertorio abbastanza vasto e vario. E io potrei concludere qui a questo punto, credo che le immagini abbiano detto un po' tutto. Ovviamente poi resto a disposizione per eventuali domande, perché so che l'introduzione del computer può stimolare un po' di pensieri, un pochettino di interrogativi. Grazie Veronica, gentilissima. E a questo punto io lascerei la parola al professor Nico Angiuli, docente di tecniche performative. Nico, grazie di essere qui tra noi. Io so che tu ti muovi tra la Puglia, in questo momento sei ad Atene, vivi a Berlino, lavori su vari siti europei. Lavoro molto per strada, penso che sia, diciamo, un auspicio che tutti quelli che si iscrivono poi all'Accademia dovrebbero un po' portare con sé, nel senso che prima diceva, credo il professor Colacicco, no, il professor Bonanni, Fabio? No, non la Mosca, c'era la Mosca con Bonanni, mi sa. Sì, sì. No, nel senso che a me viene da pensare sempre, insomma, insegnando quest'anno è andato un po' così, è andato a distanza, ci siamo divertiti a interpretare un po' la città vivendola come un esercizio, no? Per quello dico per strada, perché se già contestualmente alla scelta di fare l'artista, che è una scelta, come possiamo dire, una scelta rischiosa, dolorosa, a volte anche innocente, ci si mette anche poi una struttura del mondo che si blocca, allora davvero bisogna un po' immaginare che iscriversi all'Accademia sia un atto di resistenza in un certo senso, un atto che forse è la lunga, dopo molti decenni si capisce davvero che cosa può aver significato. Io non credo molto alla... che l'Accademia come formazione lavorativa sia l'elemento più alto che l'Accademia possa, diciamo, trasferire agli studenti. Io credo che quello che l'Accademia può trasferire nell'insieme, diciamo, degli incontri con i docenti è un senso di stare al mondo forse un po' più alto di quello che oggi mediamente immaginiamo sia l'essere viventi e l'essere pensanti. Io credo che gli studenti non siano dei contenitori da riempire, che piuttosto siano delle figure in potenza, degli artisti in potenza. Poi è evidente, basta poco capire chi lo fa, perché ha delle visioni, ha delle pulsioni, chi si iscrive per quello, chi si iscrive perché non sa ancora che cosa fare, ma entrambe queste modalità, entrambi questi modi di entrare nell'Accademia vanno accolti. Io credo che l'Accademia sia uno spazio salvo, salvifico, da salvare allo stesso modo, e credo che, poi entro un attimo nel merito del mio corso, che sia questo il modo con cui ci si possa anche avvicinare all'Accademia, come un luogo dedicato al pensiero, anche alla sospensione, non troppo alla funzione. Questo secondo me è importante metterlo in evidenza. Il mio corso, che è un corso relativamente giovane, direi relativamente giovane come me, ha un paio di, diciamo, di punti chiave. Un impianto teorico che non deve diventare sterile sicuramente, quindi si alimenta costantemente delle indicazioni degli studenti, e poi secondo me cosa più importante, la dimensione pratica, vuol dire sviluppare una performance, imparare una metodologia con cui la performance si costruisce, e questo vuol dire anche leggere, appunto andare per strada, fare un lavoro di ricerca sul campo, rendersi conto di che cosa è stato già fatto prima, perché questo è anche importante, non credersi di essere ogni volta i primi della classe, e arrivare in questa modalità, che a me piace molto, che è legata al learning by doing, cioè io imparo dagli studenti, gli studenti imparano dallo stare assieme, insieme impariamo in una forma maieutica che cosa vuol dire affrontare una questione artistica. La performance non è legata a delle tematiche,
La performance non è un corpo nudo che cammina urlando per strada. La performance sono e va ricondotta ad un insieme di tecniche performative che diventano strumenti a disposizione degli studenti, degli artisti in potenza, che le vanno ad inserire assieme alle tecniche pittoriche, a quelle scultoree, alla capacità di scrivere un piccolo statement. Sono tutte modalità che oggi un artista, una persona che appunto decide di stare in questo grado di sospensione del mondo, che non è in attività, attenzione. Sono strumenti che devi avere, devi portare dietro con te. E questo è il lavoro che facciamo anche quest'anno, attraverso l'invito di artisti, curatori. Settimana prossima Mary Ziguri, performer greca, sarà nel nostro corso, ha partecipato all'ultima documenta del 2017 e restituirà quella che è la sua esperienza. Andremo avanti così, cercheremo di lavorare, di realizzare, perché ci stiamo già lavorando, un ciclo, di un progetto espositivo e di performance per il mese di luglio, o quello che potrebbe poi insomma essere, alla fine corso. E negli anni abbiamo sempre lavorato così, siamo stati a Venezia grazie a un progetto con l'Accademia che ci ha permesso di realizzare un ciclo di performance nell'ambito della mostra di Pascali e della Fondazione Pascali. Siamo stati la Fondazione Lacco Lemon con una piccola parte del gruppo del 2018 per seguire l'artista Juan Sandoval in una sua insomma progettualità. Questo è quello che faremo anche quest'anno, potenzialmente uscire, confrontarsi e insomma lavorare in questa modalità molto dialogica. Questo secondo me è importante, e anche prendersi la responsabilità, evidentemente, cioè la responsabilità di decidere, di sintetizzare, di anche di dire no, in questa occasione non voglio mostrarmi. Questo secondo me è importante. Poi ho scritto qualcosina. Oggi, no, faccio un esempio. Abbiamo giocato quest'anno con il Covid, se si può dire questo, diciamo. Uno degli esercizi è stato fedeli alla linea. Abbiamo tracciato una linea sulla mappa delle città in cui ci si trovava un paio di settimane fa e abbiamo cercato di attraversare questa linea come una forma di psicogeografia di deriva alla Pino Galizia, alla Debord. Abbiamo cercato di attraversare la città nella maniera più fedele a questa linea segnata sulla mappa. Evidentemente si sono poi appunto registrate tutta una serie di impossibilità anche simpatiche, però ecco, abbiamo cercato di attraversare, anche se in solitudine, questo spazio del Covid fuori dalla diciamo dal net, dalla rete. Buonasera, digital painting rientra come insegnamento nella computer art? Prego Veronica. Allora, non nello specifico nel corso di computer art, anche se c'è qualcosina, qualche richiamo, però iscrivendosi al corso di pittura effettivamente si possono seguire una serie di materie a scelta in cui rientra anche l'utilizzo di programmi come Illustrator e Photoshop, con i quali poi si può arrivare a creare della pittura digitale. Quindi comunque all'interno dell'Accademia di Belle Arti ci sono dei corsi che si occupano, che lavorano in questo ambito. Grazie Veronica. Intanto volevo ringraziare Nico. Intervento assolutamente interessante. Verrebbe da chiedersi qual è il senso della pittura oggi, qual è il senso dell'arte. Allora mi piacerebbe coinvolgere in questa discussione il collega Vincenzo Sant'Arcangelo e la professoressa Maria Angelastri. E la collega Maria Angelastri, perché probabilmente questa è una dimensione importante che fa la differenza tra la nostra scuola e le altre, e che ha
hanno una visione che è più globale rispetto alle altre scuole, nel senso che ci si chiede perché l'arte debba avere una dimensione, io potrei pensare, sia di sogno, perché l'arte ha bisogno di essere sognata, immaginata, ha bisogno di essere vista prima di una dimensione dall'alto per poter essere rappresentata e messa in scena, ma nello stesso tempo avere anche dei significati profondi, profondissimi. Se io penso al tema che stiamo svolgendo nel corso di tecnologie dei nuovi materiali, e l'acqua è stato il filo conduttore, e l'acqua ha in sé tutta una serie di informazioni potentissime. E l'acqua è all'origine della vita, ma l'acqua, che è sempre stata considerata un elemento poco importante, oggi invece si scopre essere all'origine della natura della materia vivente. E allora probabilmente fare arte significa anche comunicare e interrogarsi. Ma mi piacerebbe ascoltare il professor Vincenzo Sartancangelo e ascoltare il suo pensiero. Sì, grazie mille, grazie alla professoressa Pinto, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, io insegno, come leggete, immagino sotto di me, filosofia dell'arte, quindi una materia eminentemente teorica, che è in accademia da quest'anno, quindi una novità all'interno dell'ordinamento didattico dell'accademia. Filosofia dell'arte, non estetica, come di solito si chiama questo insegnamento in altre accademie, perché filosofia dell'arte è un altro modo di dire estetica, così come estetica è un modo diverso di dire filosofia dell'arte. Io preferisco filosofia dell'arte proprio per quello che diceva la professoressa Pinto adesso, perché quel genitivo dell'arte ha come sempre un duplice senso, cioè è la filosofia che si interroga sull'arte, quindi sì, la risposta è che la filosofia si è sempre interrogata sull'arte e quindi si è fatta domande sul perché l'uomo fa arte e cosa ne guadagna dal fare arte, quindi il senso di fare arte e cosa significa avere un'esperienza estetica, fare un'esperienza estetica o essere artisti. E dall'altro lato quel dell'arte però può significare che è l'arte che ha un contenuto filosofico, e l'arte ha sempre avuto un contenuto filosofico, ha in sé un contenuto filosofico, che si voglia oppure no, l'artista ha sempre una proposizione da esprimere quando fa un gesto artistico. Quel contenuto filosofico è ciò che questo corso di filosofia dell'arte mira a rendere esplicito, nel senso che il contenuto filosofico, che spesso è nascosto sotto strati che l'artista mette sul senso finale dell'opera d'arte, volutamente oppure no, perché può farlo scientemente oppure no, è quello che, su cui io invito a riflettere coloro che vogliono fare gli artisti. Quindi prima si è detto a un certo punto che il senso della pittura, la pittura prende senso, il suo senso finale nel momento in cui è realizzata, in quel minuto in cui si dice ecco, ora ha senso. Il mio corso fa un lavoro più sporco di questo, nel senso che fa il lavoro che fa tipicamente la filosofia, di ripercorrere il percorso all'indietro del il travaglio del senso, potremmo chiamarlo. Quindi come si fa ad arrivare a dire che la mia pittura ha un senso? Quindi interrogarci su tutto quello che è successo, interrogarsi ex post, perché un famoso filosofo che ha scritto anche molto sull'arte, che si chiamava Hegel, diceva che la filosofia è come la nottola di Minerva che arriva sempre sul far del crepuscolo, cioè quando le cose sono già state fatte. Allora, se uno fa un quadro e poi si interroga filosoficamente su cosa quel quadro è, probabilmente quel quadro o il prossimo quadro che il pittore farà avrà un significato più denso. La professoressa Pinto mi aveva chiesto di scegliere una frase che esemplificasse cos'è la pittura, probabilmente pensava che io andassi a prendere qualche riflessione di filosofi. In realtà gli artisti sono spesso i migliori filosofi,
nel senso che intuiscono sempre molto prima dei filosofi verità che poi magari i filosofi formalizzano meglio, ma sicuramente hanno un'intuizione molto più veloce dei filosofi. E c'è questa frase di Pollock che mi aveva colpito molto, che dice: non fa molta differenza come la pittura viene applicata fin tanto che qualcosa non viene detto. La tecnica, e la professoressa Colacicco già ha detto molto su questo, è solo un mezzo per arrivare a una dichiarazione. Quindi ognuno di voi, quando dipinge o quando si esprime in qualsiasi modo, fa una dichiarazione. Facciamo dichiarazioni di continuo, anche quando non parliamo, perché come sappiamo è impossibile non comunicare. Il mio corso invita a riflettere su queste dichiarazioni continue che fanno gli artisti. Come si sviluppa? Il corso è un corso che unisce all'insegnamento tradizionale di filosofia dell'arte. Nessuno si aspetti che qui si rifarà storia della filosofia come si fa al liceo, perché non è questo che vogliamo. Quindi chi aveva pensato di essersi liberato della filosofia al liceo può stare tranquillo, e così si sarà liberato della storia della filosofia, in parte, perché poi si faranno anche riferimento a ciò che i grandi filosofi hanno detto nel passato, ma il punto è fare una storia dei concetti filosofici rilevanti per il fare artistico, per la prassi artistica, e di nuovo viceversa, partire dall'opera e interrogarla filosoficamente. Quest'anno abbiamo avuto, nella sfortuna della pandemia, la fortuna di poter imbastire un festival della filosofia dell'arte, come mi è piaciuto ribattezzarlo, con molti ospiti che settimanalmente vengono a parlare all'interno del mio corso dalle più disparate istituzioni, università, musei, sparsi per l'Italia, e vengono a dirci qual è lo stato di salute della filosofia dell'arte in primis, ma poi dell'arte, non perché il filosofo sappia meglio dell'artista che cos'è l'arte. Su questo io sono convinto che non c'è nessun filosofo che possa dire meglio di un artista che cos'è l'arte, ma perché il filosofo spesso insieme all'artista, quindi in stretta collaborazione con l'artista, può cavare dall'opera quel dato di senso che dicevamo. È un lavoro faticoso, quindi non è il semplice lavoro del dire ok, ora ha senso, è il lavoro del capire in che modo si fa senso. Quindi invito tutti voi, intanto, se volete, a consultare il sito dell'Accademia, perché presso il calendario di questo festival sarà visibile a tutti ed è chiaramente libero, accessibile anche a chi non è studente del mio corso, e poi iscriversi a pittura, perché come diceva giustamente la professoressa Pinto poco fa, dipingere, fare arte in generale non è solo prassi, ma è principalmente, come nel senso originario della parola arte, tecne, è un fare che ha all'interno anche un pensare. Grazie mille e cedo la parola al prossimo docente. Nel corso di restauro vi porterò ad indagare i materiali dell'opera d'arte e le interazioni materiche di essi con l'ambiente, avendo io un excursus lavorativo che va da mosaici pavimentali di una domus romana del primo secolo, rinvenuti durante i lavori per l'invaso della diga di San Giusto presso Foggia, con annesse sue pertinenze di una basilica paleocristiana del V secolo, ad attese spaziali di Lucio Fontana degli anni 60. Un excursus importante che passa attraverso tutto un percorso di grandi artisti, dal Medioevo al Rinascimento, al Barocco, all'Ottocento. Un percorso affascinante in cui indagheremo, come Sherlock Holmes, i segreti che si svelano nella materia dell'opera d'arte e nella genesi del processo creativo di grandi artisti, scoprendo le loro tavolozze pittoriche, i leganti, le vernici, le preparazioni, i dosaggi, la loro modifica attraverso le epoche ed interazione ai fattori ambientali, attraverso le fonti storiche, grandi restauri e dal vero, e dal riconoscere la materia di un falso dall'originale.
per concludere ora alcune sequenze di video del corso di tecnologie dei nuovi materiali.